Oggi è un bel giorno per questa città. Si riapre la biblioteca d'archivio storico, finalmente, in locali idonei, al Palazzo della Cultura, in luoghi dove non c'è l'umidità. Ecco, sappiamo benissimo che in tanti anni abbiamo chiesto le cose normali e non ci sono state mai date. 25 anni fa si richiedeva addirittura la biblioteca sempre questa, Cannizzaro, di aprire ad orari per tutti, cioè mattina e pomeriggio. Una storia lunga, gli ultimi anni addirittura è stata messa nei cantinati, come ben sapete, si stava rovinando tutta, in parte si è rovinata. Ecco, è stata fatta una denuncia. Ecco, il non stare in silenzio, il poter dire quello che abbiamo visto, il denunciare, portare alla procura. Ecco, è servito? Sì, certo che è servito, perché l'amministrazione è stata costretta a fare questo, a spostarli subito. Ecco, voglio dire proprio a tutti i cittadini che stare in silenzio è la cosa peggiore che possiamo fare. Questo deve essere l'esempio per tutte le altre cose. Le battaglie si vincono come questa, che oggi qua, se si aprono questi libri, è grazie a una lotta, indipendentemente da chi l'ha fatta, è una lotta. Dobbiamo farlo per mille altre storie, perché la città ne ha bisogno, di avere cittadini, cioè gente con dignità che lotta per il bene comune. Ecco, la biblioteca dell'archivio storico finalmente è consultabile, però ecco, una nota che dobbiamo purtroppo ancora dire e ridire da una vita è che qua oggi si apre e si apre con un orario che è martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Dicono provvisoriamente, tutto il provvisorio a Messina è definitivo, come sappiamo, però ecco, ci auguriamo che la prossima settimana gli orari siano dalla mattina fino alla sera, come in tutto il mondo. In tutto il mondo le biblioteche sono aperte tutta la giornata, perché gli studenti che sono a scuola, la gente che lavora, qui non verranno, non potranno venire mai. Allora, ecco, speriamo che gli orari veramente si allargano a tutta la giornata. Ribadiamo ancora, siamo nel Palazzo della Cultura, il terzo, quarto e quinto piano, quest'altra battaglia di civiltà. Dopo 35 anni di attesa per fare un palazzo, anche questa che è una vergogna immensa, sono piani terzo, quarto e quinto di uffici. Uffici dei programmi complessi, dell'ATM, dei vigili urbani. Questi devono andare tutti in luoghi idonei, perché c'è gente dell'amministrazione che lavora bene, impiegati comunali che lavorano dignitosamente bene, però questi spazi devono essere dati a tutti i cittadini, ai giovani, per fare veramente cultura, che non sanno dove andare, non ci sono spazi culturali in questa città. Una delle cose peggiori, uccidere un popolo e non dargli spazi culturali. Allora, le biblioteche in tutti i quartieri, orario dalla mattina alla sera, spazi culturali per i giovani. Questa è l'essenza per avere una città migliore in futuro. Seminiamo oggi per avere domani, ma se non partiamo resteremo sempre al palo. Ecco, che sia l'esempio questa battaglia per altre mille battaglie. Ci colpiamo noi cittadini a non se la levare la testa. Gli amministratori ne abbiamo avuti veramente devastanti per questa nostra collettività. Ora è il momento di svegliarci e di cambiare rotta.